sia un'ottima illustrazione dell'effetto simile provocato da un aumento della pressione atmosferica dovuta alla volta celeste che forzava una maggiore quantità di ossigeno nell'organismo. Questo potrebbe anche spiegare perché la vita degli antidiluviani durava in media 912 anni. È una risposta straordinaria. Erano anche più sani a causa di questo tipo di atmosfera a firmamento, che era stata creata appositamente in modo che l'uomo vivesse a riparo dei raggi ultravioletti, in un campo elettromagnetico maggiore e una pressione atmosferica maggiore, giusto? Precisamente. Inoltre, un altro ottimo ingrediente a questa terra buona è che il Dio abbia enunciato e messo il suo sigillo dichiarando: l'ho fatto ed è molto buono. Una maggiore pressione, un maggior campo magnetico, l'assenza di inquinamento e minori danni genetici, eccetera. Ho qui un altro esperimento che vorrei mostrarvi. Ho qui una bacinella di acqua e ogni volta che faccio questo esperimento mi viene in mente il Salmo 8:8. Che parla dei sentieri del mare. Ho qui un piccolo contenitore con del colorante alimentare blu. Forse riuscite a vedere che il colore incomincia a fuoriuscire e crea dei sentieri marini in miniatura. Il Salmo 8:8 si riferisce ai sentieri del mare. E rammento l'uomo che la storia ha consacrato come il creatore dei sentieri marini, Matthew Murray. Colui che per primo osò dare inizio a questa branchia scientifica basandosi proprio su questo testo. Lui lesse nelle scritture sentieri del mare e con la convinzione che se le scritture lo dicono così deve essere. Egli iniziò a fare degli esperimenti e fu tra i fondatori del Dipartimento delle Carte e Mappe, credo si chiamino così nella Marina Militare statunitense, e a causa del suo lavoro troviamo nei mappamondo di tutto il mondo i sentieri marini. I tempi di navigazione transoceanici furono dimezzati prendendo questi sentieri. Ci stai dicendo che anche in questo caso hai un esperimento in un contenitore da un gallone? Proprio così. Sì, lo vedo. Non si tratta solo di distribuzione o erogazione, ma di stratificazioni vere e proprie. E anche se non c'è molto movimento, comunque è sufficiente per dimostrare il principio. Certo. Nel barattolo abbiamo acqua tiepida e colorante alimentare. Essendo più calda di quella nella bacinella, sappiamo che le correnti calde salgono in superficie. Se pensiamo alla corrente del Golfo e l'acqua più calda che sale in superficie, ecco che si formano i sentieri marini. Quindi si tratta di un esperimento eccezionale che illustrerebbe quei sentieri marini. Non solo, ma credo che dimostra ampiamente anche l'opinione di questo studioso, laddove le Sacre Scritture sono da ritenersi il miglior testo scientifico che conosciamo. Senza dubbio. Credo che sia una cosa intelligente fondarsi sulle scritture. Con tutta onestà dobbiamo ammettere che i dati in nostro possesso sono imperfetti, che le nostre menti sono decadute e che il nostro capire è del tutto incompleto. Ripeto, è saggio fare riferimento al manuale di laboratorio di colui che è onnisciente, esatto. Cioè che sa ogni cosa. Ed ora il nostro ultimo esperimento. Su ciascuno di questi 7 piccoli cubi è scritta una delle lettere che compongono la parola arcobaleno. Ora, su ciascun cubo c'è quella unica lettera. Quante probabilità ci sono che mescolando i cubi insieme per poi lanciarli sul tavolo, la parola arcobaleno si componga? La risposta matematica è di una probabilità su 5.040 che la parola si possa ricomporre a caso. Solo 7 lettere? Sì, solo 7 lettere. Ora noi sappiamo che le proteine sono formate da aminoacidi e come sai devono essere posizionati in perfetta sequenza, proprio come la nostra parola arcobaleno. Ora, quale sarebbe il calcolo delle probabilità per poter mettere in sequenza 100 aminoacidi a caso? Intendi in perfetta sequenza? Sì, in esatta sequenza in modo da poter formare una proteina. Ebbene, la probabilità è di 10 alla 271esima potenza per una contro. Ti prego, ripetilo per il pubblico che ci sta seguendo. Sì, d'accordo, è come dire il numero 10 seguito da 271 zeri a 1 a 1. È praticamente impossibile. E questo sarebbe per una sola proteina? Invece abbiamo oltre 100 diversi tipi di proteine, con 60.000 diverse configurazioni per ogni cellula vivente. E se per ciascuna di queste il calcolo di probabilità è di 10 alla 271esima potenza contro 1, contro te. Del resto sono sicuro che tra il nostro pubblico c'è chi sa che nell'intero universo, per gli elettroni, il calcolo delle probabilità è di 10 all'85esima. Questo significa che scientificamente è impossibile ai sistemi viventi di autoformarsi. Non molto bene. Arcobaleno.
una parola priva di senso. Ma mi spiace, dovremmo fare 5.040 tentativi prima di riuscire a scrivere la parola arcobaleno. E nessuna garanzia di farcela. Proprio così, non c'è alcuna garanzia di farcela. Volevo chiederti di semplificare per i ragazzi che ci stanno seguendo il concetto che riguarda le proteine, la loro funzione nel nostro organismo e le probabilità che si formino da sole. Puoi farlo? John l'ha fatto egregiamente. Ma prima di concludere la trasmissione di oggi, che è stata veramente interessante, riprenderemo il discorso sulle proteine. Ciascuna proteina è un'assimilazione di aminoacidi. Le proteine sono indispensabili al funzionamento di ogni sistema vivente. Esse sono prodotte e codificate dalle cellule stesse. Alcune rimangono all'interno della cellula, mentre altre fuoriescono. Sono assolutamente indispensabili per ciascuna funzione di ogni sistema vivente. E che a caso si possano formare nella loro esatta e specifica sequenza è assolutamente impossibile. Ne esistono 60.000, inoltre 100 configurazioni diverse. Ora, John, proprio prima che chiudiamo, vuoi mostrarci ciò che hai prodotto? E dicelo molto semplicemente. Allora, mettiamo delle stratificazioni distinte. Ho usato dei terrici di diverse colorazioni, ma non terrici esotici. Li ho raccolti in giardino, sul passo carrabile, intorno alla piscina. Qui possiamo vedere l'illustrazione del principio di cernita idrodinamica, che mostra che le stratificazioni si possono formare velocemente nell'acqua in movimento. Questo è un reale esperimento scientifico, che dimostra che le sedimentazioni stratificate che si vedono in tutto il mondo possono, e noi crediamo di sì, essersi depositate e formate molto rapidamente durante il diluvio universale. Per noi è stato un vero piacere che abbiate seguito questo programma e vi ricordiamo di scrivere alla TBNE se gli argomenti trattati e discussi con i nostri collaboratori appagano le vostre curiosità e il bisogno di avere prove concrete, perché da tutte le parti del mondo si leva il grido di prove veritiere e questo è lo scopo di queste trasmissioni. Scrivete a Creazione nel XXI secolo, via Pascoli 103, 21050, Marnate, Varese. E grazie ancora per averci seguito.